Ben connessi col mondo di Spreaker, si scrive Spreaker con la K sul motore di ricerca, si va a cercare Stapp Radio Stefano Tini, Stapp, si torna al passato, si trasmette al presente Stefano Tini, RDA Radio 1 Roberto De Angelis, che auguro a tutti voi il più cordiale ben connessi, naturalmente comincia questa avventura di venerdì 12 febbraio dell'anno di grazia 2016, c'è l'anticipo alle ore 20:45 per quanto riguarda la Roma, ci siamo collegati prima con Alessandro Solito di Audio Sport News per sentire le ultime sui convocati e su Edwin Dzeko, che è quello che ci interessa molto di più, sul nostro centravanti che non si ritrova. In questo momento però diamo lo spazio a Roma Extra Roma, quindi non parleremo solo di Roma, con qualche flash magari di attualità se la nostra ospite vorrà, mentre io appronto il collegamento con la nostra ospite. Io vi ricordo che dovete andare da Valcor, calzature e abbigliamento in via di Tor Sapienza 35 ABC, il telefono è lo 06 22 84 544, calzature e abbigliamento per uomo, donna e bambino, via di Tor Sapienza 35, Valcor abbigliamento. Allora, mi dicono che è tutto pronto, andiamo a dare il più cordiale buon pomeriggio alla giornalista Maria Pia Pace. Ciao Maria Pia, ben risentita. Ciao Roberto, ben risentito, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori. Voce molto squillante Maria Pia, ti sento carica. Bravo, perché invece ho un po' di mal di gola, quindi mi fa piacere che mi sentite chiaramente. E beh, Maria Pia, con questa umidità sfido chiunque però, no? Esatto, sì, il vento, oggi è caldo, oggi tira vento, domani è freddo, non si capisce più niente Roberto. È inverno, oggi è inverno, ieri era primavera, vabbè. Ce lo facciamo andare bene, dai. Diciamo che questo non è inverno, Maria Pia, questa è solo umidità africana fuori stagione. Assolutamente sì, purtroppo esatto. Il freddo quest'anno non ci è venuto a trovare, non so se ci verrà a trovare, c'è ancora un po' di tempo in realtà, almeno per quello che dicono le stagioni, ma non lo so, vedremo. Oh, ci dicono che durante il periodo di Pasqua farà un freddo invernale, cosa che invece il 27 marzo dovrebbe essere leggermente più mite, no? Ma di solito è sempre così, Roberto, io che mi ricordo fino a Pasqua il tempo è sempre incerto, che la Pasqua cada alta o cada bassa è indifferente, quindi fino a Pasqua c'è sicuramente un'incertezza meteorologica, poi dopo Pasqua si comincia effettivamente a percepire un clima primaverile, ti ripeto, qualsiasi data cada Pasqua è sempre così da che mi ricordo io, anzi, se apro una parentesi in questo senso, quando ero ragazzina ho fatto tante volte Pasqua con la neve in Abruzzo da noi, quindi non mi meraviglio di questo. Quindi non ti meravigli più di queste stranezze atmosferiche meteorologiche magari, no? No, assolutamente, certo, purtroppo ci dobbiamo fare l'abitudine, perché credo che ormai il nostro clima sia cambiato e sia diventato proprio questo clima strano, tropicale, che non ci appartiene in realtà. Ma purtroppo che con un infinitesimale spostamento dell'asse terrestre, purtroppo ci riguarda più da vicino, Maria Pia, questa è la realtà, anche se poi i meteorologi ufficiali ci girano intorno, parlano, fanno e dicono, ma basta un millesimo di millimetro che l'asse si sposta e cambia tutto, naturalmente, no? Esatto. Dovremo abituarci e ovviamente cambiare anche le nostre abitudini, eh? È vero. Maria Pia, ti faccio scegliere prima l'attualità o prima la Roma? Scegli te, una carta. No, prima la Roma, dai. Prima la Roma. Allora, appuntamento alle ore 20:45 in quello di Reggio Emilio, ci sarà Carpi Roma. Abbiamo sentito da Alessandro Solito, giornalista del nostro consorzio radiofonico, che conta da oggi ben 22 emittenti consociate e consorziate per certi programmi. Io di questo sono molto contento, quando c'è unità di intenti. Abbiamo sentito che c'è il tentativo di ritrovare e ristabilire le qualità di Edwin Dzeko, e in più abbiamo sentito i convocati, non ci saranno Totti e De Rossi, ma questo ormai non fa più notizia. Che partita ti aspetti? Ma mi aspetto una buona prestazione dalla Roma stasera, non lo so, sarà sempre comunque il cuore della tifosa, forse è questo, però mi aspetto una buona prestazione, credo che i ragazzi scenderanno in campo col giusto piglio, dando l'approccio giusto alla gara, e la chiuderanno anche abbastanza presto. Questo è quello che mi aspetto, è il mio pronostico.
Anche perché poi mercoledì ci sarà Roma Real Madrid di Coppa dei Campioni, quindi tu devi saper mantenere le forze, devi saperle dosare. Molte persone ci hanno scritto dicendo: ma stasera non si poteva fare un ampio turnover e poi far giocare tutti più freschi e riposati mercoledì? Io rispondo che per mercoledì c'è ancora tempo, ci sono insomma 3-4 giorni, per cui si può provare stasera a vincere con la migliore formazione possibile. Tu cosa ne pensi? Sono d'accordo con te, Roberto, stasera non si deve soltanto provare a vincere, si deve assolutamente vincere. La Roma ormai resta ben poco per questo campionato, se non la conquista del terzo posto. E la conquista del terzo posto bisogna cominciare a metterla in bilancio seriamente e si devono mettere in cassa punti. Bisogna per forza fare il risultato stasera, se non porti a casa i 3 punti con il Carpi, sinceramente diventa dura poi entrare in Champions. Però Maria Pia, anche se il Carpi ci ha dimostrato insomma di non essere proprio la Cenerentola della Serie A, Assolutamente, certo, perché poi queste partite si rivelano sempre un'arma a doppio taglio, perché se scendi in campo non dando appunto il giusto approccio alla gara e il giusto peso all'avversario, rischi poi sul campo di farti fregare, come si dice, e quindi che il Carpi poi possa girarla a suo favore. Io non credo che alla Roma succederà questo stasera, che non è nelle condizioni appunto di sottovalutare il match. Ritieni che la Roma questo terzo posto lo possa acciuffare, visto che io sono andato avanti rispetto agli altri opinionisti, ho detto che secondo me Inter e Fiorentina sono bollite, nel senso l'Inter è proprio arrivata alla cottura estrema, la Fiorentina va a mezzo servizio, per cui se tu recuperi il bandolo della matassa insieme a Spalletti, penso che tu puoi dire la tua, può essere ancora fondamentale queste 14 partite che mancano alla fine del campionato, no Maria Pia? Assolutamente, ho la stessa tua identica visione dell'alta classifica di questo campionato. Anche io penso che l'Inter sia abbastanza bollita, quindi non penso che l'Inter e la Fiorentina possano creare effettivamente grattacapi alla Roma, essere quell'elemento distorsivo che possa impedire ai giallorossi di conquistare il terzo posto. Dipende soltanto da loro, dipende dalla Roma, bisogna guardare se stessi, non guardare gli altri. Bisogna guardare se stessi, non guardare gli altri. Forse questo è il rischio maggiore per questa formazione, che anche contro la Sampdoria ha fatto una bella partita, poi negli ultimi 20 minuti abbiamo sofferto veramente tantissimo. Dobbiamo ringraziare Szczęsny se i palloni non sono entrati e la traversa che ha preso Cassano. Sì, ha fatto degli interventi stratosferici, devo dire, è stato fondamentale. È stato assolutamente fondamentale. Speriamo che continui ad essere fondamentale lui e che però non si arrivi a rischiare fino a quel punto. Maria Pia Pace, questa è la Roma. Per quanto riguarda la rubrica che si chiama Roma Extra Roma, che tasto tocchiamo della nostra capitale oggi? Ecco Roberto, è andata via un momento la comunicazione, ho sentito soltanto capitale, perdonami. Dicevo, seconda pagina, tocchiamo un tasto a piacere tuo della nostra capitale, perché il commissario straordinario, dottor Tronca, io continuo a ripetere che svolge l'ordinaria amministrazione di un commissario straordinario, cioè non è nemmeno un sindaco speciale in attesa di elezioni, è qualcuno che ti deve trainare fino a un certo periodo e basta. Guarda, l'abbiamo detto ripetutamente questo, ci siamo trovati d'accordo io e te rispetto a questo punto, su questo punto. Diciamo che forse non mi aspettavo il fatto della Fittopoli, non mi aspettavo che facesse venire fuori questa cosa di Fittopoli, che io ritengo però non essere venuta direttamente da lui. Ma ritengo sia una strategia politica preelettorale anche questa, sinceramente fa parte di tutte quelle notizie che devono uscire prima della campagna elettorale, comunque a ridosso della campagna elettorale, proprio per creare quegli elementi distorsivi, quei dissapori, e è un modo anche quello, no? di fare trasversalmente propaganda. Propaganda o no. Esatto, ritieni che a maggio potremo andare a votare per il nuovo sindaco di Roma o no? Sì,
prima, io ne sono certa, ne sono certa. Tra il 15 aprile e il 15 giugno andremo a votare per il sindaco di Roma. E poi se non l'ultima domenica di maggio, sicuramente la prima di giugno saremo alle urne. Oh, e poi indipendentemente adesso da centrodestra o centrosinistra, se ancora ha valore chiamarli così, dipende dalla gente che tu proporrai a quella carica, perché se mi proponi sempre coloro che sono ai limiti, ai confini della direzione nazionale dei rispettivi partiti, non otterremo mai luce del giorno qua. Assolutamente, io penso che mai come questa volta la persona farà la differenza, la scelta della persona farà la differenza. La scelta della persona, quindi speriamo che sia una persona saggia, ragionevole, ma soprattutto che sia esperta di amministrazioni cittadine, perché se io mi vado a prendere un cardiochirurgo che può essere pure il più bravo del mondo, ma nel mondo della politica, chiedo scusa della ripetizione del vocabolo, è molto distante, è normale che poi ci sono delle lacune da colmare. Se tu prendi un esperto di situazioni politiche, ma un esperto bravo, valido, che non si fa corrompere, che non si fa coinvolgere dai flussi negativi, allora forse qualche cosa si comincerà a vedere, no? Esatto, e mi auguro che questo venga, sia un discorso che facciano proprio tutti gli schieramenti politici, non destra, sinistra, centro, chiunque, che non vadano a candidare personaggi noti per tanti altri motivi e che poi appunto magari non masticano politica o magari ci si sono buttati a capofitto praticandola soltanto all'occorrenza. Maria Pia Bace, ricordiamo in finale di collegamento il settimanale dove tu collabori, operi, scrivi, insomma sei una dei tanti protagonisti di questo settimanale che troviamo ogni lunedì anche in edicola oltre che via web, prego. Sì, Gazzetta Regionale, in edicola il lunedì mattina per tutta la settimana con il resoconto del fine settimana calcistico, ovviamente con tutti i campionati regionali, della Regione Lazio, e siamo in edicola adesso con 48 pagine perché ci occupiamo anche di regionali, di campionati provinciali. Però Gazzetta Regionale non è soltanto settimanale cartaceo in edicola il lunedì mattina, ma esistiamo con un portale web ormai da quasi 2 anni, sul quale portale troverete e trovate continuamente aggiornamenti su questo mondo del calcio giovanile dilettantistico, che è un mondo a sé, seguito ed effettivamente estremamente affascinante, nel quale vi invito ad entrare e a farne parte perché ne resterete colpiti e soddisfatti. Maria Pia Bace, ma migliore risalto al tuo settimanale non poteva esserci, naturalmente al settimanale del quale fai parte, il Gazzettino Regionale, mi raccomando. Gazzetta Regionale. Ma perché lo voglio far diventare Gazzettino? E non è la prima volta poi, Questo, siccome non ci sente nessuno, non diciamo a nessuno, questa è la vecchiaia che avanza da parte del sottoscritto. A Roma lo chiamano rincoglione, eccetera, però va bene così, insomma. Io invece avviso che da qui ricomincia a piovere, quindi Maria Pia, se dovrai andare per strada, prepara l'ombrellino o l'ombrellone, perché non so di quale intensità sarà questa pioggia che è soltanto fastidiosa insieme a un vento micidiale. Esatto, che soprattutto perché c'è vento. C'è vento, sì. E c'è un tasso di umidità molto molto elevato. Maria Pia Bace, allora io ti ringrazio e tu sai che quando potrai e vorrai sei nostra graditissima ospite. Io vi ringrazio, è sempre un piacere partecipare a Roma Extra Roma e fare due chiacchiere con te e a farci ascoltare dai nostri spettatori. Pure telespettatori, perché no? Ma magari fosse di buon auspicio per il futuro, chissà. Grazie Maria Pia Bace. Grazie, buon pomeriggio, un grande abbraccio. Grazie, e buon fine settimana. Roberto, anche a te, un abbraccio a tutti. Grazie Maria Pia, ciao ciao. Ringraziamento così alla simpaticissima Maria Pia Bace, giornalista della Gazzetta Regionale che c'è in edicola ogni lunedì, ma è anche un sito web. Poi andate sulla sua pagina di Facebook Maria Pia Bace e avrete maggiori informazioni in proposito. Io prima di chiudere vi ricordo Valcoro, che è abbigliamento per uomo, donna e bambina. Vi attende in via Tor Sapienza 35 a Roma, il telefono è lo 06 22 84 544. Tra qualche istante il prossimo collegamento, grazie.